Giovedì 5 dicembre 2024, la radio che state ascoltando è Radio DJ. La prima mezz'ora è sempre, diciamo, gestita da Danilo da Fiumicino, che però fa una rubrica molto interessante. Il famoso, sì, Danilo risponde. Risponde. La gente ti fa delle domande, soprattutto sui social, se ho capito bene. Sì, 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 domande molto interessanti settimana, a cui risponderò in maniera educata. Oh, ma tu, Danilo, ti informi per rispondere a queste domande oppure vai di getto? Assolutamente no, niente. Tutto frutto del tuo capoccione. Proprio le vomito le risposte. Perché non cambi nome, ti chiami capoccione da Fiumicino? Vabbè, guarda che questa cosa non l'ho mai detta, anzi è proprio una roba che dovrei andare dallo psicologo. Perché io da piccolo avevo tanti capelli e li portavo ricci. Per diminuire la dimensione della capoccia me li rasavo. Quindi hai iniziato prima di pelle. Sì, ho detto così magari la testa è più piccola. Non è poi che fai, coloravi la testa, come dici? No, poi sai che ha fatto? Ha ingrossato il corpo per potersi adattare alla testa. Ma guarda che non è una battuta. Ho sempre fatto molti esercizi delle spalle per aumentare le spalle e un po' per far sembrare la capoccia. Ma la capoccia poi adesso sembra ancora più grossa se mi metto vicino uno che ha la testa piccola. Una roba. Posso dire che la barba non ti aiuta però in questa cosa, cioè sta barba. Vabbè, ma ormai sta cosa l'ho superata, però insomma, se mi chiamate ancora capoccione basta. Sentiamo, prima domanda. Manuela: ciao Danilo, mi consigli un gioco di carte per queste feste? Allora, io vorrei riportare in auge, non so se ci giocano ancora, la stoppa. Voi ci giocavate a stoppa, che era una sorta di poker con le carte italiane, ma a me mi piaceva tantissimo perché ci giocava mio papà e i suoi amici, diciamo a Natale da piccolo. Io dovevo stare lontano 3 chilometri dal tavolo perché proprio se tu passavi lì ti partivano i pizzoni e cose, e soprattutto... Ma non faceva parte del gioco, picchiare piccolo di turno, però un buon regolamento. Era la stoppa era un gioco che proprio visto quando parti con la spalla e carichi... Tipo scopa, una cosa. Capito così, andate a leggervi le regole, è molto bello, molto, oddio, bello, molto violento. Cioè io mi ricordo violento, ma verso di me, però non so se... Ma i motivi erano altri, vedrai. Prossima domanda per capoccione. Danilone. La Dani: ciao Danilo, come faccio a mangiarmi lo zucchero filato senza sporcarmi? Bella domanda. Non lo mangi, è impossibile. Siete del partito, lo mordete direttamente. No, io pezzettini. Mi fate parlare italiano, mozzicato direttamente. Non sia mai. Perdonaci. O lo spilucchiate, cioè. Lo spilucchiate. Ma così te sporchi mani e bocca, vedi? Però no, la faccia. Anche perché è una cosa ne prendi uno di solito in quattro. Io l'ultimo zucchero filato che ho mangiato l'ho preso in Giappone, e c'è questo virale. Non so se quello tondo. Costa 30 euro. Sì, sì. 30 euro uno zucchero filato. 3 ore di fila. Poi una volta che ti sei fatto 3 ore di fila, arrivi dalla Dante e quella dice 30 euro, tu devi fare il calcolo yen, euro, tutto quanto. Porca zozza. Si chiama Monte Fuji, tra l'altro, perché è fatto con la forma di Monte Fuji. Si chiama, fregatura. Secondo me. Si legge. Perché? Ancora, va. Zucca. Il gallo. Ciao Danilo, come si pulisce la doccia? Allora, il box doccia, penso, la doccia. Allora, è un lavoro da uomini, secondo me si fa. Ma dal calcare? Sì, adesso voi ogni tanto lo fate. Sì. No, io sono previdente, l'asciugo prima e per evitare. No, però non solo, anche diciamo la parte maiolicata, come si può dire. Quello è il lavoro che a casa faccio io. Io butto l'immondizia e pulisco la doccia, però mi piace farlo nudo. Perché tu entri dentro che la immagini, cioè, con l'acqua aperta e lo fa, no, nudo, dopo essermi fatto prima, anzi, perché poi sudo, perché devi mettere tanta forza con, diciamo, una spazzola. Io uso spazzola e bicarbonato, però sto tutto nudo e mi ciondola tutto. La gente sta facendo colazione. Allora sentiamo gli ascoltatori. Secondo me tutti i maschi che puliscono la doccia lo fanno da nudi, perché poi c'è paura che te bagni, non lo so, quindi... Ultima domanda. Ma pure se è di pomeriggio, già mi sono fatta la doccia, mi spoglio. È un'immagine che mi perseguiterà nel sonno. Quella è la capoccia, mi sa. Dai, l'ultima. Marco: ciao Danilo, d'inverno ho freddo alla testa, ma i cappelli mi stanno malissimo. Cosa mi consigli? Vedi, a proposito di capoccio, a me mi stanno stretti i cappelli. Allora, io dico, guarda che è una bella domanda questa, perché ha tanti i capelli. C'hanno ste capocce a cucchiaino, no? Capito? Un po' così, un po'. Capoccia? A cucchiaino, che ce l'hanno.
tipo larga dietro e lunga davanti. Non so se ci avete fatto caso, come so, pure te. Pure. È un po' cucchiaino. Cos'è il cucchiaino da dolce che ha questa forma? Sì, da cucchiaino da dolce. Okay. E secondo me o metti una parrucca che te scalda, cioè, una parrucca, oppure il passamontagna, che nessuno usa più il passamontagna. Ma che vergogna! Che vergogna. Lo usano solo per fare rapine. Usatelo anche per andarci in giro. Grazie, Danilo. Grazie a davvero. Mercoledì. Danilo torna mercoledì. E nel frattempo, The Weeknd.